vive in un cammino tutt'altro che facile, che va percorso con il massimo di coerenza, di fermezza e di apertura anche alle incognite del periodo che stiamo vivendo, che comporta anche non poche amarezze in qualche momento, ampiamente direi risarcite da riconoscimenti come quello della Pontificia Università Laterana, che sono davvero molto grossi.